Finite le scorte di Pfizer, restano in attesa di essere convocati per essere sottoposti alla vaccinazione gli over 80 di 6 comuni irpini che rientrano nell'area di competenza del punto vaccinale di Montefalcione. Intanto il centro va avanti con la somministrazione del vaccino agli ultra ottantenni inseriti nel primo blocco dei comuni sorteggiati. Il disservizio ha provocato disagio e apprensione tra gli anziani e i propri cari. Intanto Fausto Picone, sindaco di Candida, uno dei comuni in stand-by insieme a Torre Le Nocelle, San Podito, Montefusco, Santa Paolina e Montemiletto, rassicura ai cittadini e spera nell'imminente soluzione del problema. Noi siamo in attesa che vengano convocati ufficialmente tutti gli ottantenni del comune di Candida che hanno fatto richiesta apposita sulla piattaforma regionale. Fino a sabato sono vaccinati il comune precedente a Candida, sarebbe San Mango, soltanto l'inizio una trentina di oltre ottantenni sammanghesi. Dopodiché siamo in attesa in queste ore che vengono convocati anche gli ultra ottantenni di Candida, insieme ad altri sei comuni che sono successivi alla nostra comunità. Quindi speriamo che prima possibile si sblocchi queste scorte di vaccini, soprattutto la Pfizer, mi pare di aver capito dalla dottoressa Morgante, c'era un problema di approvvigionamento ed è stata data la priorità ai comuni, a quei centri vaccinali dove dovevano fare la seconda dose, gli ultra ottantenni già vaccinati 3 settimane fa. Questo crea comunque, voglio dire, una sorta di disagio, in particolare in quelle famiglie dove ci sono gli over 80, gli anziani. Sì, crea un po' di attesa, un po' di preoccupazione, ma voglio un po' rassicurare tutti, in quanto i vaccini che dovrebbero essere inoculati ai nostri ultra ottantenni sono della Pfizer, quindi del tutto sicuri, tranquilli da un punto di vista, diciamo, medico, non c'è alcun problema da un punto di vista di ricadute o di problemi possibili. Bisogna aspettare solamente il giorno della convocazione, speriamo quanto prima. Spero vivamente che in queste ore si siano rifornite i centri vaccinali del nostro ATF e quindi si possa continuare nella vaccinazione degli ultra ottantenni.